Se la gente parte da Mestre per andare in mezzo alla campagna per andare in piscina, è assurdo, è tutta speculazione. Poi rubano la stazione terminale della TAV, che è la TAV che viene da Torino a Milano, che deve arrivare qui a Mestre, la rubano e la portano anche quella all'aeroporto per valorizzare ancora quelle aree, un furto ai cittadini di Mestre e di tutta la città di Venezia ovviamente. Poi prevedono una cosiddetta linea di forza, che altro non è che la sublagunare, che va sotto la laguna, dall'aeroporto sempre, per andare a Venezia. Non ce n'è nessun bisogno, il turista ha bisogno di arrivare via acqua a Venezia, vederla dal punto di vista della sua magnificenza, la laguna come Goldoni, non come le Pantegane. È una spesa enorme. È un pericolo enorme, l'hanno detto i vigili del fuoco, che non l'hanno neppure autorizzata finora perché è troppo pericoloso, finché non cambieranno cose. Ma cambiarlo vuol dire che costerà il doppio, perché devono fare due tubi invece che uno, e quindi. E poi sapete chi paga? Loro dicono: ma è tutto project finance. Project finance vuol dire finanza di progetti, cioè i privati mettono avanti i soldi e poi si ripagano con i biglietti, eccetera. Ma chiunque ha analizzato, per esempio, il progetto sublagunare ha visto chiaramente che non si ripagherà mai. Allora ecco il cavillo. Primo, che è il capofila del consorzio è la CTV, azienda comunale, e quindi ecco che i soldi sono ancora nostri. Secondo, che si firma il comune, che comunque se non si ripaga del tutto sarà il pubblico che ripagherà la differenza, e quindi è un imbroglio anche questo. Una serie di bugie che noi non sopportiamo più e vogliamo smascherare. E poi vorrei ricordare che quella zona è anche molto bassa, siamo addirittura più sotto del livello del mare. 1,75 m sotto il livello del mare, questa è la zona di quadrante tessera. E questo è ogni volta che piove un po', un'ora o due, subito viene allagata. Bene, il fatto che lì si voglia costruire vuol dire che quell'acqua non sarà più drenata da quella zona, ma arriverà su Favolo, su Tessera, andrà su Campalto, cioè sarà un allagamento ulteriore a quelli che già ci sono, che sono molto gravi, in particolare Favolo e Gazzera. E questa cosa è grida vendetta, perché c'è anche una legge regionale che dice che non si può urbanizzare e costruire dove c'è grave pericolo idrogeologico. Ebbene, lì c'è, è una zona mappata come grave pericolo idrogeologico. Come si fa a bypassare tutto questo? Grazie. Solo lei, perché non vengono rispettate le leggi? Perché c'è il dio denaro. Il dio denaro riesce a mettere in fila per due tutti, da Galan a Cacciari, da Orsoni a Zaccariotto, che l'altro giorno si è addirittura assentata una riunione della giunta provinciale che faceva un'altra porcheria, quella di eliminare il divieto di edificare appunto nelle zone alluvionate. E Dio denaro comanda. Allora, si parla che siamo in una crisi che non ha precedenti. I cittadini devono pagare un caro prezzo per questa situazione. Allora mi domando, ma tutti questi soldi da dove arrivano? Questi soldi sono i soldi delle nostre tasse che aumentano per sanare il debito che è fatto proprio da queste opere qui, perché il grosso del debito è fatto da opere enormi e inutili come il MOSE, come la TAV su in Piemonte, come vorrebbero fare il ponte di Messina, o come tante altre grandi opere, doppie, triple. Pensiamo a questa nuova autostrada che hanno fatto per scendere giù da Vicenza a Rovigo, c'era già l'autostrada, ma cosa dovevano guadagnare? 5 minuti, e sfasciano il territorio e buttano via i nostri soldi. Ecco, lei non pensa che ci siano anche delle infiltrazioni mafiose per investire il denaro che hanno? Io non posso saperlo questo.
direi una cosa avventata. Certamente sono state trovate infiltrazioni mafiose più volte, non solo al sud, anche in Lombardia e anche qui in Veneto, per esempio nel Fadalto, nelle grandi opere. Non so se su queste ci sono, per esempio, i soldi che vengono dalla Russia, non so se sono soldi più, però non lo so. Davide Scano. Scano con l'accento. Ecco, lo va anche Davide Scano a digiuno. Sì, sciopero della fame per una giornata a staffetta con altre persone per dire che all'amministrazione comunale che vogliamo un altro PAT. E come ho scritto anche un po' sui volantini per spiegare le motivazioni alle persone. Noi non siamo contrari a pianificare la città, siamo contrari a un modo selvaggio di governo del territorio. E quindi diciamo, venite, tornate indietro rispetto alla vostra bozza iniziale e correggetela in base anche al fabbisogno reale della popolazione, non in base al fabbisogno di alcuna decina ristretta di palazzinari. Palazzinari. Palazzinari ci sta sempre, ci sta sempre palazzinari.